questo no, no. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Fuoco! Anda, cocaina! Andiamo via! Presto, presto! Dose troppo forte! Cocaina! Alzati! Via! Oh! Ah, la Francia! Tenente Martin e aiutante Roger, per stroncare il contrabbando di armi la Francia conta su voi due. Purtroppo ci ha già contato altre 6 volte prima d'ora e non avete mai tratto un ragno dal buco. Battete la zona che va da qui al confine col Texas, le armi vengono di lì. E cercate di non farvi prendere dai ribelli. Ma se dovesse accadere, ho già predisposto che qualcuno venga a darvi una mano. E ora andate. E state attenti alle imboscate. Signor sì! E ricordatevi che la Francia vi guarda. Quindi almeno stavolta, mi raccomando, non fatevi beccare. Mi raccomando, non fatemi 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 beccare. Vi fate sempre beccare. Su, avanti, dentro. La strada ormai la conoscete. Stavolta non ve la cavate neanche pagando la taglia.
Chissà droga in che modo li ammazzerà. Non chiamarlo mai droga, ma signor generale. Una volta sai mica si drogava. Ah no? Ma che malito, guarda. Da quando i francesi gli hanno ucciso l'ultimo cavallo. Sarà stato il dolore, immagino. E che ha comprato cocaina, il cavallo che ha adesso. E che ne sapeva che era un cocaino? Ma non bere? Chi? Il cavallo? Eh già. E così, droga il cavallo oggi, droga il cavallo domani, ha finito col prendere il vizio anche lui. In questa rivoluzione se ne vedono di belle. Ma sì, beviamoci sopra. Non te lo scovare tutto, lasciamelo un po'. Svegliati! Svegliati! Idiota di un bastardo! Guarda! Hai fatto scappare i due francesi! Cavron! Ma che le taglio le orecchie adesso? Smettila di russare! Braman! Guarda un po' se puoi impiccarmi questi due! Se sbadiglio, è l'emozione. Il confine l'avremo passato, no? Saremo nel Texas, lontano dai messicani e da quelle maledette bande di guerriglieri. Te. Solo l'idea che potevamo incappare nella banda del russo, ancora Dick. Certo porta male. No, i due soliti francesi. Che? Quelli che si fanno prendere sempre? Già, e stavolta li aveva beccati la banda del generale. La banda del generale non è come la nostra, Rosso. Noi francesi li facciamo fuori. Fermo. Non così. Ferma! Ferma! Dove andate? Forziti, siete ancora voi. Possiamo salire? Non ce la facciamo più. Arrangiatevi a cassetta. Ma perché non la smettete di fare la guerra voi due? Ci siete così poco tagliati? Tenente, la guerra è bella. Lo sa che abbiamo attraversato la zona della banda del Rosso? Ho avuto tanta paura per lei. Attento a non colpirli! Roger! Ah!
Penso che dovremmo fare qualcosa. Che si fa quando non si sa che cosa si deve fare? Eh? Rosso, e chi te lo fa fare in questo modo? Un colpo di fucile ed è bella fatta. No, vuoi mettere quanto meglio un lavoro fatto a mano? Cos'è? T'hanno ammazzato! Imbecille! Maledette le vostre pistole! Grazie, vi devo la vita. Complimenti, avete una mira infallibile. Per difendervi. Grazie. Su, su, andiamo. Piano con quella carrozzina. È molto delicato. Impicchiamolo! Ma perché? Perché voi messicani fate sempre la rivoluzione! Ma è la prima volta! No, tranquilli! Non vogliamo gente che uccide! Anch'io! Siamo contro la violenza, noi! No! Su! No! Sono spettacoli maldosi! Non potete impiccarmi! Non potete impiccarmi! Sta zitto! È ingiusto! Chi alza la voce è un rivoluzionario! Lasciatemi! È ingiusto! È istigazione alla rivolta! Lasciatemi! Lasciamola finita! Sbrigati tu, siamo gente pacifica noi! Lasciami quella cosa! Vogliamo che il Texas resti un paese libero e democratico! No, non voglio! Non vuole che il Texas resti libero! E non urlare! Ma ferma con la testa! Ferma. Aiutaci piuttosto! Fermati! Chi è stato? Il colpo è venuto da quella parte! Avanti, seguitelo! Che aspettate? No, no, che volete da me? Che c'entro io? Sta buono. Ti impicchiamo solamente. No, no, non sono messicano. Chiedete allo sceriffo, faccio la spia per voi. Vi giuro, faccio proprio la spia. No. Su, prepariamogli una bella cravatta. Lasciatemi. Già, è la corda adesso. Sempre pronti a tutto, no. Figlioli. Oh, meno male, c'è Elvira. Sotto la sua sottana si trova sempre tutto. $500, amico. Segna, te li diamo domani. Sceriffo, sceriffo, è ingiusto. Lasciatemi. Lasciatemi un bavaglio. Forse dice la verità. Comunque, ecco, ti ha accontentato. Va bene così? Fatta. Sempre più grasso. Sempre più matto. Voi da quella parte, voi di là. Rotto schifoso! Ti ho visto, sai! Ti ho visto! Non muoverti di lì! Hai impiccato uno dei nostri. Farai la stessa morte sua, carogna.
Un momento. Che cosa c'è? Qui lo sceriffo sono io. Ah, lo sceriffo. Vuoi fare i conti con me e con gli Stati Uniti? Oh, se vogliamo fare i conti, contiamo i miei uomini. Miguel, spia. Ha fatto la fine degna di un traditore. Ero venuto qui a cercare quell'ufficiale francese. Mi dispiace, amico mio. È stato un errore, devi scusarmi. Ma chi poteva mai immaginare? Roba da poco. Un uomo forte come te ha sangue da perdere, eh? Generale, perché voi e le vostre bande non ve ne state al Messico a fare le rivoluzioni? Qui negli Stati Uniti il governo è contrario alle rivoluzioni. Siamo un paese tranquillo e non ci piace la violenza, mi spiego? Non arrabbiatevi, sceriffo. Tutti possiamo sbagliare, no? 20 cents per la corda dell'impiccato. Un po' dura, eh? Ecco. Vedrai, ti farà conoscere l'amore. Là. $3,000 per la cattura di Billy, vivo o morto. Rosie, il rosso sta aspettando ancora la tua risposta. Vattene. Per i miei gusti in questo paese siete tutti troppo grossolani. Fila tu. 20 cents per la corda dell'impiccato. Su, prendila, Rosie. Ti farà conoscere l'amore. Zio, hai sentito? Mi dai 20 cents? Balle. Mi chiamo Rosie. Mi chiamo Jean. Jean. Rosie. Apro. $20. Due volte. 40 per giocare. Gioco. Anch'io. Ecco. Gioco. Quante carte? Due. Una. Una. E lei? Una carta.
$100 per me. $100? Ecco. Vedo anch'io. Per me va bene fino a $500. Io vedo, signora. No, io no. Neanch'io. Io ho un full di 10, e lei? Soltanto colore di picche. Che cu! Madame. Quelle chance, voleva dire il gentleman. Alcune settimane fa a Parigi ho conosciuto sua zia. Veramente simpatica. Lo so, purtroppo la conoscono in tanti. Essere la nipote di Margherita Gautier non capita a tutti. La celebre signora delle camette. La prego, McCarrel. Non amo parlarne. Sceriffo! Sceriffo! Dov'è nascosto il francese? Lo sai? Eh? Beh, pagami da bere. Bene. Via di lì, svegli il bambino. Viva la rivoluzione! Viva la vita! Maledizione! Non me ne va bene una! Impossibile! Manuelito. Carlos! Carlos, sono io! Jean. Stupido, smettila di sparare! Sono io! Ti ho fatto paura, eh? Merda. Valeva la pena di liberarti. Non mi hai colpito per un pelo. Dobbiamo separare. Allora, d'accordo. Ci vediamo al Bosco del Diavolo. Va bene. Buona fortuna. Anche a te. Hey! 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 Dai! Hey! Avanti, macina, più sveglia. Quando mia madre era la tua serva, la facevate sgobbare come un somaro. Sgobba un po' tu, adesso. Dai, spingi! Dai! Macina! Ah!
spingi! Pianta, rosso! Ormai nostra madre è morta! E che significa? Rosso! Sta venendo gente, attento! Ma è Carlos, l'uomo del generale! Salute! Sono arrivate le armi. Una parte è già qui. Partirà questa notte per il bosco del diavolo. Il generale lo sa già. Il resto delle armi lo avrà domattina. Bene, glielo dirò. Adios! Adios! Ma sei sicuro che arriverà qui il carico d'armi per la banda del generale? Sì, certo, me l'ha detto il rosso. Se ci riuscirà questo colpo in buona parte, la nostra missione sarà compiuta. Che fai quando qui smetteranno di scannarsi? Torni in Francia? No, non credo. Questo paese mi piace e poi c'è Rosy. E tu che farai? Non so. Andrò in un posto qualsiasi. Per me tutto il mondo va bene e va male. Cioè, che significa? Beh, che dopo un po' mi stanco e cambio. Ciao, eccoli. Il bosco del diavolo è lontano. Siamo in ritardo. Tieni un po' di droga anche a te. Siamo! Eh? Alt! Ecco le armi! Siamo in ritardo, generale? E le armi? Non sono sul carro. No! Maledetti idioti! Avete portato solo delle casse vuote e perfino sfondate! Buongiorno, madame. Cercate per caso un pappagallo o il suo padrone? Io non cerco mai, trovo. Essere mia. No. Jean,
Jean. Jean! Che ama molto gli animali. No, si sbaglia, non me ne importa niente. Che cosa ama allora? Niente. Lei è di qui, è messicano? No. Sono qui per giocare come lei. Come mai è capitata da queste parti? Ero stanca di Parigi. Ormai lo sanno tutti. Non facevo che sbadigliare fra le camelie di mia zia. Si è mai innamorata? Il bagno del cavallo è finito. Addio. No! Thank you.
Le darò la rivincita al poker. Ma te ne capita sempre una. Povero amore. Certo, il rosso, che tipaccio. Però com'è forte. Eh? Deve essere la forza della pazzia. Allora vi servo. Lei, signora? Carte, due. Una. Servito. Io ho una carta. Potrebbe svegliarsi, vedere il pappagallo e spaventarsi. Passo. Passo anch'io. Lo ha saputo, madame? Pare che sua zia Margherita
Ami attualmente un certo Alfredo. Ormai è una traviata. Povera signora, pare che sia afflitta da una tosse insistente. Perché non me la manda domani mattina? Così la visito tutta. È inutile, credo che finirà col morire lo stesso. Tempo, La la la. Uno, due, tre, quattro. Non siamo certo capitate in un ambiente signorile. E voilà, la gran parata! Dai, levati! Dottore! Chi è? Dove sono? Ma dottore, sto male. Anch'io. Tu cosa ti senti? Piena di rimorsi. Sono le ghiandole surrenali, fa vedere la lingua. Beh. Ah, via Elvira, imbrogliona, vai via, stai molto bene. Scusa, tesoro. Ah, sono qui! Vi ho avvertito! Guai a voi! Rieccolo, è il rosso. La solita rapina settimanale. Poker! Fuori dollari! E tu cosa ti senti, figliolo? Soltanto qualche dollaro in più, dottore. Taschino. Ehi, tu, bellezza! Cosa mi dai? Attento, Russo! Via! È un'imboscata! Verso il ranch del Madison. Jean! Che bell'incendio. Chissà come lo spegnerebbe bene Benito Juarez. Ma Rosy, Benito Juarez è nemico della Francia. Sì, ma è un coraggioso. Anch'io, e adesso vado a spegnere quell'incendio. Ma potresti anche morire. Certo, sono un soldato. No, no, povero amore mio. Vengo con te. Bene, le armi sono qui, bene. Bene. Presto! Presto! Carichiamo questa roba sul calesse prima che lo sceriffo venga a romperci le scatole! Veramente, presto, Russo! Salve, sceriffo! Salute a tutti! Voi due siete della banda del Rosso! Che fate lassù? Guardiamo voi che cercate l'incendio! Prima sparare, poi pensare, cretini!
Questo è l'incendio che vi manda in rosso! Incendio all'aria di una trappola. Dov'è il resto della banda del Russo? Su, su, gente, andiamo a vedere che succede in paese. Sbrigatevi! Accidenti! Loro! Chi l'ha preso? Guercio, dove sono finiti i sacchetti d'oro? Rispondi, dove li hai messi? Parla! Sta arrivando gente! Sceriffo? Anche lei ama passeggiare la notte? Mia zia Margherita ama molto le camelie. Io amo i fiori molto più semplici. Ma, mademoiselle, non è passato nessuno di qui? Oh sì, un messicano, un tipaccio mascherato. Che paura! Come faremmo noi tutti se non ci fosse lei, sceriffo? Ah, sceriffo? Posso permettermi di regalarle la mia giarrettiera in segno di stima? Grazie, sarà un caro ricordo. La metterò nella mia collezione.
Vivere in questo paese senza un hobby è impossibile. Carlos! Dovevo immaginarmelo! Chi poteva essere se non un pazzo come te? D'accordo! D'accordo, mi arrendo. Per poco non mi facevi fuori. Hai una gran bella mira. Hanno ragione in paese. Perché? Sai come ti chiamano? Giarrettiera Colt. Giarrettiera Colt. Su, girati. Bel colpo alla banca. Bel colpo. Ma scusa, quale colpo? Se non ti spieghi. Non fare la furba, ti ho riconosciuta. Ah, sì? D'accordo, faremo a metà. A metà? No, voglio avere tutto quanto. Che cosa? Tutto quanto? Sei pazzo? E cosa mi daresti in cambio? Non so, potrei sposarti, così non faresti la fine di tua zia. Sposarmi? Anche. E chi ti vuole? Come ti pare. Comunque, dovresti andare dal Rosso e portargli i suoi 4 sacchi d'oro. Tutto quell'oro in cambio di tutte le armi. Di un po'. Sei francese, eh? Sì. L'avevo capita. Chissà quale diavolo ti avrà portato da queste parti. Proprio non lo so. E tu? Ma... forse lo stesso diavolo. Allora, Rosso, ti avrebbero rubato 4 sacchetti d'oro. Già. Dunque, io ti faccio rubare i soldi dai miei clienti. Un bel imbroglio elegante, che funziona. E tu? Ma va al diavolo! A chi vuoi darla a intendere questa balla? È così. Piantala, non ci credo, non ci crederò mai! Levagli la pistola! E ora, banchiere! Questa volta i conti li faccio io! Certo, fratello! 2 contro 1! Lasciami andare! Lasciami andare! Ti credo! Ti prego, basta! Banchiere! Fa caldo, eh! Banchiere! Tirami fuori! Lasciami! Lasciami andare, ti scongiuro, soffoco! Basta! Lasciami andare via! Hai la tosse, banchiere! Fa caldo, banchiere, hai la tosse! Bene, ti prego, ti scongiuro! Lasciami andare via! Basta, maledetto! Basta! Basta, lasciami! Alza! Sporco traditore! Questo succede a chi fa il doppio gioco, soltanto tu! Sapevi che il generale aspettava le armi al bosco del diavolo? Fante di cuori e donna di cuori. Bene.
picche, 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 picche. Emanuelita, sei arrivato! Arrivato! E Carlos? È prigioniero di quel matto! Di chi? Rosso, cattivo! Rosso! Del rosso. Maledizione. No! Giorno del Signore io verrò. Io verrò a castigare i principi e i figli dei re. E tutti coloro che indossano abiti stranieri. Dunque sei coi francesi. Ridi. Ma riderai per poco. Comunque i francesi faranno una brutta fine. Cosa sono venuti a fare qui? Vi scacceremo dalla nostra terra. Vi ributteremo a mare. Tutti! Mi dispiace, sai. Morirai per una causa non tua. Non giusta! Pedro, non rompere! Calmo. Basta! Ah.
guarda un po' che razza di peone. Peone? Peone un corno! Continua, continua pure a spogliarti. Credi sia qui per divertirti? E allora che cosa vuoi? Si può sapere? Voglio le armi. Pago bene. Quanto? Guarcio! Ora le armi hanno un altro padrone. Prima carichi tutti i fucili sul calesse. Poi vai a prendermi delle provviste. E non dimenticarti di portare dell'altra birra! Traditore! Vendi le armi dei rivoluzionari! Imbecille, questo è un affare che c'entra la politica. Traditore! Traditore! Traditore, 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 No, non qui. Buono, buono. Vuoi vedere la mia collezione di fucili? Direi di no. È interessante, certo, ma non mi pare il momento. Non lo pensi anche tu? Ah, avrai un po' sete. C'è solo dell'acqua. Su, svelta. Ah, i sacchetti d'oro. Andiamo. Tutto qui. Carichiamo più in fretta possibile. Certo che con questo peso non correremo molto. Beh, abbiamo un bel po' di vantaggio, per fortuna. Allora il furto alla banca l'hanno fatto loro. A volo, tieni!
A te. Aspetta. Anche questo. Vieni. Non sparate! Sono due dei nostri! Quattro uomini sulla terrazza della posada! Svelti! Hanno spostato il lago, potrebbero avvertire però. Dove è adesso la pistola? Amore.
pallottola. Eccola. È il rossetto, cretina. Buono, ti do un bacio. Adesso dovrò tornare dal generale. Ah già, la guerra. Sai che me ne ero dimenticata. Allora hai promesso? Ho promesso di non barare più e tu di tornare presto. Se non vado a dargli una mano, povero Massimiliano, come fa a cavarsela? Massimiliano è giovane come noi. È bello, anche se un po' slavato. L'ho visto a una parata, era con l'imperatrice Carlotta. È piccoletta, timida. Vestita male come una belga. Lo guardava innamorata. Come ora mi guardi tu? Io? Presuntuoso. Taci. Questa canzone porta male. E che importa? È tanto bella. Forse sarà l'unica cosa che resta di questa guerra. Mi aspetterai. Sono finite le munizioni. Zitta. Ma dove vai? Ti sparano addosso. Sì, figurati. Ho una signora. Roba da matti. Ma scusi, se abbassi non mi fa vedere niente. E poi dove va? Sono morti e rimettete tutto in ordine come era prima. Ah, se ci sono dei feriti, curateli. Sono buoni per la prossima volta. A casa! Questo che aspetti, ruba almeno una pecora! Quanto pesa! Aspettami, Rosso! E cammina! Oh!
vuole cedere io a dirmi di sì? Se non vuoi farlo per te, fallo almeno per quel povero bambino che neanche conosci. Beh, che non conosco nemmeno io. E chissà com'è capitato qui. Vuoi farlo morire nella calce viva, eh? Non ci proverai! Come no? No! Adesso ti faccio vedere, subito! Sono tutti idioti! Ah sì? E se ti tagliassi la testa? Migliacco! Le tagliavi sempre le mie bambole! Ah. Anche da piccolo eri il più prepotente! Ah. Ah. Ma sei matto! Ah. Ah. Via! Via! No! No! Cosa fai adesso? Cosa fai? Ti decidi! Te lo dico con le buone! Vuoi essere mia? No! Amo un altro! E poi Rosso tu e Rosso io si farebbe una brutta coppia! Oh, vattene via! Oh! Su di Cioli, smettila! C'è un bambino! Oh! Ti decidi? E deciditi! Sta zitto tu! Sono discorsi da grandi! Sì, ma intanto per i tuoi capricci ci vado di mezzo io! Vediamo se questo ti aiuta a deciderti in fretta! Ah, via! Via! Ah! Ah! Sei matto! Ah! Sei matto! Ah! Sei matto! Oh! O ti pianto una pallottola in fronte! Levati di lì! Allontanati! E tieni sulle mani! Te lo tolgo io, quel viziaccio! Giù la pistola! Voglio sapere dove si trovano gli avamposti francesi. Rispondi! Salve, generale, sono tornato. Ciao, droga. Stai zitto. Alla buon'ora. Ce ne hai messo di tempo. Brutta carogna! Dunque? Le armi. Ah. Parla! Parlo. Allora, me lo vuoi dire dove sono finite le armi? Come? Lo chiedi a me? E a chi allora? Io lo chiederei al Rosso. Accidenti! Basta! Invece di ridere, vuoi smetterla di parlare a indovinelli? Dove sono le armi? Parla chiaro, parla! Cosa c'entra il Rosso, eh? Ha venduto le armi ai francesi. Ah, è così. Non te la prendere, tutto è vero e niente è vero. Le cose cambiano faccia continuamente, c'è senso a prendersela tanto? Fermo. Non ne vale la pena. Fermo, dovrò sparare. A chi? Ah!
sbaglio sempre tutto. Chissà come faccio. Mi dispiace, sai. Mi dispiace sul serio. È così. È così, figliolo. È sempre stato così. Sparerò sul rosso, e stavolta, te lo prometto, non potrò sbagliare. Parola di generale. Sto cercando il rosso. Dove diavolo si è cacciato? Ho fatto una promessa e voglio mantenerla. È morto. Morto? Ma perché? Accidenti a lui. E... Carlos? Maledizione. Questa volta non avrei sbagliato. Oh, non abbiate paura, amici. La guerra è finita. E Carlos? E Carlos! Per un Tris 3 beccate. Per un poker 4. E ricorda bene. 7. 7 beccate per il colore. 7.